Prova, prova, prova. Prova. Uno, due, tre. Prego di prendere posto. Oh, Intanto vi invitiamo a prendere posto, stiamo per iniziare. Ci scusiamo con tanti che non possono entrare, ma abbiamo acceso il mega schermo in piazza inferiore, quindi la serata è, non è fredda, quindi il signore ci aiuterà ad affrontare questo momento. Salutiamo tutti. Vogliamo aprire questo cortile stasera qui nella Basilica Inferiore con un segno molto semplice ma crediamo ricco di speranza. I ragazzi del centro Auxilium che sono in Italia alla ricerca di un sogno, di una casa, di un rapporto fraterno porranno la bandiera ai piedi di questo momento di dialogo li salutiamo con un applauso mentre io e Paolo proclamiamo le nazioni vai. Afghanistan vai accesi, accesa Afghanistan, Afghanistan. Algeria no, non vai, vai. Pronto? Afghanistan Algeria Bangladesh Benin Burkina Faso Camerun Chad Colombia, Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Marocco, Niger, Nigeria, Pakistan, Palestina, Repubblica Centroafricana, Repubblica Democratica del Congo, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Eritrea, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Guinea Iran, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Sudan. Tanzania, Togo, Turchia, Yemen, i loro volti sono anche i nostri volti, le loro storie si incrociano con le nostre storie. E ora invito il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Sua Eminenza e Cardinal Gualtiero Bassetti ad introdurre significativamente questo dialogo. Eh? Come vuoi fare tu in piedi o se ti prendi? Mi dispiace tanto di introdurre un dialogo con un monologo, con una introduzione, ma non posso fare diversamente perché domattina abbastanza presto devo partire, poi devo andare in Sicilia dove domani sera commemorerò il primo martire della mafia, primo martire canonizzato della mafia, beatificato. Puglisi, e allora questo per me è anche un fatto emozionante. Eh, mi sarebbe piaciuto tanto stare a dialogare con gli amici di stasera, e non uso la parola amici così in maniera logora, ma perché le persone che sono qui. A dar la loro testimonianza sono veramente miei amici. Rivolgo a tutti un saluto affettuoso al custode del sacro convento, padre Gambetti, a padre Fortunato, che è l'anima di questo evento, al presidente Romano Prodi, che ci onora della sua presenza, e tutti gli altri, e questi ragazzi che hanno portato le bandiere di terre così lontane ma così significative unite anche dalla sofferenza fra di loro e delle volte non sempre alla sofferenza corrisponde un atteggiamento di comprensione di solidarietà ma direbbe papa francesco che spesso alla sofferenza corrisponde anche l'indifferenza e l'indifferenza, dice il Papa, farà gli scarti. Perciò, cari ragazzi, avete fatto bene a venire qui stasera con queste bandiere che dovete sempre tenere in alto. Grazie. Un saluto, il mio, che contiene però un auspicio e un incoraggiamento. L'auspicio è quello di continuare nello sviluppo di una maggiore unità politica dell'Europa. L'incoraggiamento è di compiere questo sviluppo nel modo più prossimo più possibile vicino alle popolazioni europee. Alla fine di questo mese mi riccherò a Minsk dove c'è la riunione di tutti i presidenti delle conferenze episcopali dell'Europa, quindi anche un momento significativo di unità e avrò modo anche di ribadire in quel consesso lì queste affermazioni che mi sembrano fondamentali. Naturalmente dovrete adattarvi alla mia cultura fiorentina, a quell'umanesimo fiorentino che io ho vissuto da quando era ragazzo, poi fino a giovane prete e poi finché sono rimasto a Firenze, che ha avuto tantissimi protagonisti, ne cito soltanto due, il cardinale Dalla Costa e il sindaco Lapira. E il sindaco Lapira riduceva sempre il suo programma a due parole che sono il fondamento dell'umanesimo cristiano. Il pane e la grazia. Due parole, diceva, che devono essere sempre coniugate insieme. Eravamo la prima volta che fu sindaco nel dopoguerra, Firenze era semidistrutta, la gente disoccupata, non c'era lavoro e il sindaco parlava del pane, della casa, del lavoro, dell'ospedale della scuola, di tutto ciò che è necessario alla vita, e poi diceva: Ma questo non basta, perché l'uomo c'è anche un'aspirazione e una dimensione spirituale, che è la dimensione della grazia. Io ho imparato nella mia formazione a coniugare queste due realtà insieme, il pane e la grazia. Esattamente 50 anni fa, il 15 settembre 1967, a Parigi, in occasione della sua prima elezione a presidente della Federazione Mondiale delle Città Unite, Giorgio Lapira tenne un importante discorso che si intitolava L'ONU delle Città. Quel celebre discorso si basava essenzialmente su tre presupposti. Innanzitutto, siamo nel 67, vedeva nell'ONU un edificio ancora fragile e incompleto. In secondo luogo, interpretava l'ONU come un organismo distante dai cittadini e dalla vita democratica. In terzo luogo, la sua proposta sull'ONU delle città che oggi è facilmente liquidata come il frutto dell'otopia di un mistico cristiano, si doveva fondare su due ideali, la pace e la collaborazione. A ben guardare, questi elementi delineati dalla pira che si riferiscono all'ONU sono in parte applicabili anche all'Unione Europea, che rimane un edificio prezioso ma in parte incompleto un'istituzione ancora distante dai cittadini e dalla realtà politica e culturale che necessita senza dubbio di pace e collaborazione come diceva la Pira le grandi sfide dell'europa attuale si riconnettono tutte al bisogno a mio avviso è un bisogno urgente eh, di una sempre maggiore unità politica Un'unità che è un bene prezioso da difendere, da promuovere, da sviluppare, dell'interesse della salvaguardia della dignità della persona umana. Quando parliamo di dignità della persona umana però facciamo riferimento prima di tutto all'elaborazione dell'Europa non solo come continente geografico ma come un luogo culturale, sociale e spirituale di antichissima tradizione. Un'eredità ricchissima che solitamente viene condensata nel retaggio giudaico e cristiano, in quello greco, romano. Ma c'è molto di più. Siamo nell'Umbria. La Pira chiamava Camaldoli e la Verna le terrazze sull'Europa. Perché a Camaldoli c'erano i Benedettini, i Benedettini riformati, i Camaldolesi, ci sono ancora grazie a Dio. E poi alla Verna Francesco. Francesco e Benedetto appartengono all'Umbria. Le vere terrazze sull'Europa sono a Norcia e sono ad Assisi qui. Perché? Perché San Benedetto ha portato veramente la civiltà dell'amore. Se voi prendete una cartina del primo millennio, è tutta costellata da abbazie benedettine in tutta Europa, con quel motto ora et labora. La civiltà dell'amore si insegnava a lavorare, si insegnava a pregare. Le abbazie erano un po' distanti dalla città. Poi nel secondo millennio ecco la seconda terrazza sull'Europa, Assisi, Francesco. Vediamo che accanto alle abbazie che stavano fuori, più in solitudine nelle campagne, in mezzo alla città i conventi francescani, per insegnare che cosa? Eh, L'amore fraterno, la solidarietà fra le persone l'amore di Dio. Sono delle componenti, quello che ho detto, di cui, da cui non si può eludere. Perché? Perché sono dati di fatto. Adesso non ci saranno più tanti monaci, forse anche molto meno frati, ma questi campanili vedo, sono stato recentemente in Germania, vedo che svettono ancora nelle nostre città e anche nei luoghi più di periferia. Sono o non sono il segno di una civiltà? Quando parliamo di dignità della persona umana facciamo riferimento prima di tutto all'elaborazione di un'Europa come luogo quindi di antichissime tradizioni. Paolo VI durante il suo pontificato quando parlava dell'Europa faceva sempre riferimento alla necessità di perseverare nella costruzione di questo spazio di incontro uno spazio che doveva essere nelle sue intenzioni un luogo di pace e di solidarietà purtroppo proprio negli anni del pontificato di Montini e ancor più negli anni successivi nonostante l'impegno vigoroso di Giovanni Paolo II l'Europa ha iniziato a rifiutare se stessa e lo ha fatto abbracciando un umanesimo che sembra calarsi drammaticamente alla perfezione nei nuovi abiti della modernità. Nonostante ciò le parole di Paolo VI sono ancora oggi estremamente attuali. Le grandi sfide dell'Europa, il terrorismo, l'economia, i migranti... Stanno generando infatti una preoccupante cultura della paura, paura di vivere, ma perché abbiamo paura? Ma di che cosa si deve avere paura? Sapete quando si ha paura? Quando siamo senza identità e se non si ritrova una nostra identità, la paura del diverso, di chi arriva, aumenterà ancora di più. Paura soprattutto nei confronti del forestiero. Che non solo è costretta a vivere come una polide in terra straniera, ma che sempre più spesso è diventato una sorta di capo espiatorio dei mali della nostra società. Papa Francesco, nel 2016, ricevendo il premio Carlo Magno, ha detto che sogna un'Europa giovane, capace di essere ancora madre. Presidente Prodi, quanto mi piacciono queste parole di Papa Francesco, un'Europa giovane, capace come lo è stata nel passato di essere ancora madre, e alcuni mesi fa, in occasione delle celebrazioni del sessantesimo anniversario dei trattati di Roma, ha sottolineato che occorre investire nella vita, nella famiglia e nei giovani. Queste parole contengono un forte incoraggiamento a guardare al futuro senza perdere la speranza e soprattutto sono un grande messaggio di libertà e di responsabilità, la libertà di intraprendere strade nuove, la responsabilità di farlo pensando soprattutto alle generazioni future. Un auspicio dunque di concretezza e di azione. Questo infatti è il momento di proporre e di agire. È davvero il momento di mettersi in gioco con gioia e gratuità, perché tutti abbiamo bisogno di più Europa, di un'Europa dei popoli che sappia prima di tutto combattere la cultura della paura e poi che sappia opporsi con tenacia al terrorismo e infine che possa contrastare i regurgiti di xenofobia di cui si odono forti gli strali. Proprio per questo è necessario lo sviluppo di una nuova sensibilità europea. L'incontro di stasera sarà bellissimo, mi dispiace solo di dover mancare, ma ne sono costretto. Ancora prima di un'elaborazione politica dei singoli Stati o dell'Unione Europea, a mio avviso è di cruciale importanza sviluppare un nuovo ethos continentale che partendo dalla valorizzazione della propria anima storica sappia sviluppare una cultura della città, della carità e dell'incontro. Una cultura nuova. Su basi antiche, come dicevamo, da cui possa nascere un'Europa ancora più viva, coesa e forte. Gli auguriamo questo di cuore alla nostra Europa e grazie. Grazie, Eminenza. Invito in questo momento Gerardo Greco, lo salutiamo come neodirettore di Rai 1, di Radio Rai 1. Eh? Adesso a te l'invito al presidente, Prodi, e a loro due un grande applauso e in ascolto di una parola e di un orientamento per la nostra Europa. A te, Gerardo. Presidente, prego, eccoci qua. Allora. Ecco, volevo rassicurarvi, io molto, ma forse anche il professor Prodi, siamo emozionati di essere qui in questa... Io di più. Ecco, siamo anche un po' intimoriti, se volete. Cercheremo quindi di rompere il ghiaccio, di parlare sotto questi incredibili affreschi giotteschi, sotto il dono del semplice, qui alle nostre spalle con Santa Maria della Minerva dipinta da Giotto, beh, insomma, facendo una conversazione, no? provando almeno, Presidente. Però, insomma, è vero, se questo è un balcone sull'Europa, eh, lei per una generazione, nel mio caso la generazione di giornalisti, eccetera... È stato anche lei, insomma, non un balcone ma uno strapuntino sull'Europa in questi ultimi vent'anni. No? Il sogno dell'Europa italiana, in fondo dell'Europa con l'Italia dentro a pieno titolo, è stato lei. Lei ha avuto un volto che è stato europeo, al di là del fatto che è stato Presidente della Commissione UE, ma insomma, è uno degli italiani che ha traghettato l'Italia in Europa. Diceva prima Bassetti citando il Papa, l'Europa giovane. Voce. Ah, voce, non si sente? Scusate, proviamo. Allora dobbiamo tenerlo molto vicino. Diceva prima il cardinale Bassetti parlando dell'Europa giovane di Papa Francesco, un'Europa che sia ancora amata. Invece siamo all'inizio, professor Prodi, di una campagna elettorale dove l'Europa fatalmente diventa divisiva e diventa l'argomento di dibattito e di più forte differenza in campagna elettorale tra una parte e l'altra. Allora, è ancora un'Europa giovane secondo lei? Ma, eh, è vero, siamo in una situazione difficile di controversia, ma molto meglio di un anno fa. Un anno fa si parlava di una possibile dissoluzione dell'Europa, oggi non se ne parla assolutamente. Se vogliamo questo cambiamento di umore ha delle radici profonde ma anche degli aspetti superficiali però nessuno più pensa a questo. Il problema adesso è un altro, cioè di trovare una politica comune. Noi mh, questi mesi ci siamo quasi fermati in attesa prima delle elezioni francesi che hanno dato sotto questo aspetto un risultato isperato, bello Forte. isperato, anche se poi tante cose poi della politica francese successiva sono state diverse dagli annunci fatti messa. in campagna elettorale, ma è chiaro che il messaggio è stato se si presenta uno antieuropeo finisce male. Sì. Adesso abbiamo di fronte l'ultimo grande round elettorale, elettorale europeo, le elezioni tedesche che io sono quasi sicuro non presenteranno alcun grande fatto nuovo riguardo alla politica europea. Quindi i problemi che ci sono stati in passato rimarranno, ma abbiamo almeno tempo per poterli affrontare nel futuro. Lei mi sta dicendo che almeno lei oggi tira un po' un sospiro di sollievo sull'Europa rispetto a un anno fa. Tiro un sospiro di sollievo riguardo a chi diceva dopo l'uscita britannica Comincerà lo squagliamento generale. Non tiro un sospiro di sollievo quando penso alla necessità. l'ha detto il Cardinale Bassetti adesso. No, un'Europa o è solidale o è forte con i suoi principi oppure non ha nulla da dire al mondo. Di fronte ai giganti come la Cina e gli Stati Uniti o oh, l'Europa è orgogliosa dei suoi principi, del suo passato. Cioè ricordiamoci che l'Europa ha dato al mondo lo Stato sociale, sì. la sicurezza per tutti. I due grandi dominatori del mondo non ce l'hanno. Noi non ci pensiamo a queste cose. Negli Stati Uniti, nella Cina. Nella Cina, no. negli Stati Uniti ce l'hanno. Però la nostra fragilità, la nostra debolezza, se continua, ci fa perdere anche questo. Mm. Perché ricordiamoci che ogni giorno facciamo una piccola marcia indietro su questi grandi temi del futuro e dobbiamo invece riorganizzarli perché il compito della democrazia è quella di ridare speranza non a qualcuno, ma a tutti. Mm. Oggi il Presidente Mattarella era a Malta, ha parlato di Europa come un modello di solidarietà, di crescita sociale. È vero, in America non esiste uno Stato sociale, non esiste una sanità pubblica, ci si basa sulle, ci si basa sulle assicurazioni private e la mh, riforma di Obama più o meno sarà smantellata. Le chiedo, però, questa Europa che abbiamo raccontato in questi ultimi anni è veramente un'Europa solidale? Le faccio due esempi: la Grecia, che oggi è lontana. È vero, anche lì abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Ma insomma, non abbiamo come dire eh, abbonato il debito della Grecia come invece facemmo nel dopoguerra con la Germania nel 1957. Eh? E l'Italia. L'Italia oggi fatalmente. Si sente lasciata un po' sola, ai margini, ai confini dell'Europa, visto che insomma, abbiamo affrontato per tre anni un, un esodo delle proporzioni bibliche, forse un po' troppo da soli. Anche lei ha avuto questa impressione? Assolutamente. Il caso greco, vedete, è il tipico caso di non solidarietà europea. Cioè, quando scoppiò questo scandalo, questo problema. Del debito greco che era molto più forte di quello che non era previsto e non assolve assolutamente la classe dirigente greca, le colpe le hanno avute. Ma era una piccola cosa, poteva risolversi. La Germania non lo fece perché aveva elezioni regionali e i 30 miliardi di allora si trasformarono in 300 miliardi e il problema diventò gravissimo. Allora la mancanza di solidarietà è stata proprio dovuta al fatto che nella, nei venti ultimi anni della vita europea sempre di più il potere è passato dalle strutture sovranazionali, cioè dalla Commissione, ai singoli Stati. Ai singoli Stati cosa vuol dire? Che comanda chi è più potente. Il paese più forte, più potente d'Europa è la Germania. Quindi il problema greco non è stato risolto fra Bruxelles e Atene, ma fra Berlino e Atene. Quanto all'Italia, il problema ha una caratteristica simile di egoismo, ma non è un singolo paese che ha preso in mano le cose. È che elettoralmente tutti i governanti europei ritengono che l'emigrazione sia l'emigrazione... Che Senza è. controllo, certo. quella della quella che paura, visto quella sì. di oggi, quella che abbiamo assistito in questi tempi, sia un elemento negativo per la gara elettorale. Quindi si difendono perché ancora il potere è potere nazionale. Cioè l'Europa è la grande meta, ma è un pane cotto a metà e il pane cotto a metà non ci soddisfa. Noi dobbiamo. Interamente fare un salto in avanti, credo che le proposte degli ultimi giorni di Juncker ieri, non degli sì, ultimi giorni, yeah. ieri, siano state molto positive, però teniamoci, la mia esperienza vi mi dice che prima che vengano tradotte in realtà, ci passerà del tempo e bisognerà avere la forza per portarle avanti. Diciamo che se l'Europa è l'Europa dei forti, cioè della Germania. Eh, sarà l'Europa di, di chi vincerà le prossime elezioni. Ci dicono i sondaggi, non fidiamoci, ma di nuovo la signora Merkel che sta lì dal 2006, quindi sarebbe il suo dodicesimo anno, undicesimo anno sostanzialmente un po' differente mm, dall'Italia. Eh? Un po' differente, sì. Adesso, prima facciamo il conto, in undici eh, anni, diciamo, nel 2006 c'era il presidente Prodi eh, sembra, sembra passare è come se Prodi fosse ancora presidente eh? adesso so, è, beh, immagino un bene per lei però, insomma, no, no, non no. lo è eh, Io guardi, eh. riguardo a questo ricordo sempre un episodio che ho, ho detto già a tutti i miei amici no? ma quando diventai presidente consiglio la prima volta andai immediatamente a trovare il cancelliere tedesco Kohl. allora la cancelleria era Bonn ancora e mi ci siamo trovati benissimo Due belle ore di colloquio. Mi sembrava il mio parroco, no? Proprio. E dopo mi accompagna all'elicottero, attraversiamo il giardino della cancelleria e mi dice che bello romano, ma chi viene la prossima volta? <ride> ecco, guardate. Vabbè. Guardate che lo dico, lo dico in modo scherzoso. Ma il problema della stabilità, della continuità, di poter fare dei progetti che al momento non ti rendono politicamente, anzi ti danneggiano, ma che sono utili per il Paese, è un fatto fondamentale della politica. Se si pensa solo all'oggi, si tradisce se stessi e il Paese. E noi abbiamo bisogno di visione di lungo periodo. Allora. Il maestro Giotto ci perdonerà, ma lei mi ha portato sulla attualità per forza di cose. Al di là della cattiveria del, de, dei tedeschi che appunto ci ricordano la nostra storia, eh, eh. voglio dire: chi è più forte esercita la forza. Mm. Le dico questo perché nel frattempo lei sa meglio di me che questa legislatura sta avvolgendo alla fine il Partito Democratico, partito come si diceva una volta di maggioranza relativa, fece ai suoi tempi con Bersani nel 2013 una campagna elettorale che aveva anche al centro del, de, de, dei temi del dibattito lo Iussoli. Lo Iussoli oggi sembra in qualche modo dimenticato. Il Presidente del Consiglio oggi era in Grecia, ha detto guardate cerchiamo di non sovrapporre il problema dello Iussoli, cioè della cittadinanza di chi è nato in Italia da genitori stranieri alla questione dell'immigrazione. Le chiedo da politico di esperienza quale qual lei? lei è, anche se oggi eh, felicemente credo in pensione, eh? non vorrei dire una sciocchezza, poi me lo dirà lei, però comunque tendenzialmente... Non mi ricordo neanche più no. quando ero Presidente, ecco, ma va bene. Va bene comunque va bene. sia, si possono scindere questi due, questi due temi? Si debbono e come si fa a scindere? Questi due temi non hanno niente in comune. Voglio dire, il problema dello Jussoli non riguarda i disperati che oggi arrivano in modo irregolari, qualcuno eh, per forza, altri per scelta. Il problema dell'U-Soli riguarda dei ragazzi che nei comportamenti, nella loro vita quotidiana parlano e sono italiani. Io quei, quei pochi che ho incontrato quest'estate, metà del discorso era italiano e l'altra metà non era in arabo, ma era in dialetto reggiano, dato che io sono di quelle parti. No? E, mi sparavano della scuola come tutti gli altri. Allora, voglio dire, stiamo attenti nel non confondere le due cose, perché chi è qui da tanti anni come cittadino italiano è e deve essere considerato un cittadino italiano. Ecco, eh, obiezioni, ah, ma economicamente, guardate che questi... Sono quelli che garantiranno le nostre pensioni, le pensioni di voi tutti, perché sono generalmente persone che lavorano, questi che hanno fatto le scuole. Guardate, tra l'altro, nelle scuole tecniche professionali oggi la maggioranza dei figli di stranieri nati in Italia, che sono vissuti in Italia, è elevatissima. Per cui abbiamo in un paese con una demografia che cala come quella italiana, bisogno di costoro. Dobbiamo però includerli, che vada alla scuola, come mm. chiede lo Iussoli, e che siano cittadini italiani. Questo è l'obiettivo mm. che noi dobbiamo avere. Perché, guardate che se si ha questa divisione, difficile che potremmo essere un paese serio quando c'è una denatalità come abbiamo certo. adesso. Vorrei ricordare che sono nati l'anno scorso meno italiani in un paese con 60 milioni di abitanti di quanti non ne sono nati del, dall'anno dell'unità italiana che ne aveva meno di 30 milioni. Sì. Continuando così evidentemente il problema del paese. Non si può risolvere se non abbiamo ragazzi integrati. Integrati. Certo, dobbiamo fare gli esami dovuti, che sappiano l'italiano. Io dicevo un po' sorridendo, potremmo anche chiedere a loro di dire qualche articolo della Costituzione. Sì, sì. Però, in America si fa. Se lo chiediamo agli italiani, forse dobbiamo togliere tante cittadinanze di quelle che non dobbiamo parlare. È vero. Eh, perché penso, penso al futuro, no? io credo che i problemi di omogeneizzazione del Paese debbano essere affrontati anche con delle proposte nuove, forti. Io penso al servizio civile obbligatorio per uomini e donne. più che desi, ci pensa anche pensare a un servizio della, della lega, comunità. Eh? Dobbiamo, avere momento, mm. dobbiamo avere un momento in mm. cui ci sentiamo a servizio degli altri. Ecco, allora in quel momento, questi ragazzi che sono cresciuti con i nostri figli faranno il servizio civile o non lo faranno? Sì. Ecco, ma pensate a queste cose, no? A queste cose. Non dico con la nazionale di calcio che se continuiamo così va a finire eh, male, no? avremo bisogno di integrazione, ma questo è un altro ah, discorso. C'erano gli oriundi anche all'epoca, però. Eh? Senta, questa storia del servizio civile obbligatorio, pensi un po' come si toccano a volte gli estremi, è un'idea anche del segretario della Lega Salvini, così, tanto per dire, vede? Eh? Oh, io l'ho scritto nel mio libro, che ho il piano inclinato, dico, mm. ma dunque c'era la leva militare. Il servizio militare doveva diventare professionale, date le nuove tecnologie, non è che si possa fare col servizio di leva. Io dicevo, ma c'è un momento in cui dovremmo pur essere al servizio del paese, allora un ragazzo deve scegliere fra il servizio militare, quello civile, pochi mesi, uomini, donne che si mettono a servizio, saranno in una biblioteca, a tenere eh, alle persone anziane, ai bambini, i giardini, poi la, la comunità decideranno. Ma un Paese ha bisogno di queste cose, non è retorica. Senta, se un paese ha bisogno di queste cose, ha bisogno di coraggio, il suo corregionario del Rio, che è ministro di questo governo, l'altro giorno ha detto: guardate che fare dietro front sulla legge, sullo Jussoli, ed era rivolto al Partito Democratico del segretario Renzi, è un atto di paura grave. Adesso al di là di quello che dovrebbe essere la politica, lei dice che. Il PD ha paura di una legge del genere. Ma se noi lo vediamo dal punto di vista statico, visto che non si è. Di oggi, visto che non si è spiegato niente al Paese, certamente che un partito deve aver paura di questo. Ma un partito deve spiegare queste cose. Ci sono mesi davanti da spiegare le poche cose che ho detto prima e discutere, discutere discutere. E questione è che i partiti non hanno più la penetrazione, la penetrazione del Paese. A spiegare queste cose, a far discutere la gente, ma io sono convintissimo che un partito che porta avanti una cosa ragionevole come questa, la espone mm. in modo ragionevole, non può perderci. Anzi, io ritengo che facendo marcia indietro su questo, alla fine uno non vota per la coppia, ma vota per l'originale. E allora, visto che ci siamo, le chiedo ma lei ci andrebbe a fare, a spiegare questo discorso, come lo ha spiegato qui nella Basilica Superiore di Assisi, in campagna elettorale? Non ne dico per conto del PD, ma insomma per spiegarlo agli italiani. Lei l'altro giorno, qualche mese fa, ha detto: io la mia tenda, in questa visione un po' campestre, la porto vicino al Partito Democratico, al PD? Poi, Forse ci cioè, ha ripensato, l'ha smontata, ma insomma, le domande no, su queste cose la sua no. tenda è lì. L'ho messo dentro uno zaino, poi l'ho <ride> perduto in treno lo zaino, lasciata da qualche <ride> parte. Non, eh, non, non attento ad andare all'ufficio oggetti smarriti, capisce? No. <ride> però su una cosa così, sì, la tenda la tirerebbe ma, però, fuori. Oh, stasera lo sto spiegando, ma sì. non vado in campagna elettorale, io parlo vuol dire, non è più il mio mestiere, sempre per alleggerire un po' La situazione, anche se siamo in questa basilica, io al compimento quest'anno del 78esimo sì, anno di età ho adottato un motto che quando le candeline vengono a costare più della torta bisogna stare molto attenti. <ride> no? e questo è il... Però detto questo, detto questo questa posizione, l'ho detta questa sera, ne scriverò, ne parlerò, perché bisogna assolutamente spiegare queste cose, anche perché, sempre nella mia esperienza personale, mm. i ragazzi che sono cresciuti, che hanno fatto le scuole tecniche qui, che lavorano, se ne vanno e dei sindaci, delle persone che ho incontrato, mi dicono: Guardi professore, che vanno via i migliori, vanno via i migliori di questa generazione che è cresciuta qui e che ha fatto le scuole da sì. noi. A questo proposito, oggi sono usciti, glielo dico, glielo chiedo da economista, lei è nato e cresciuto da economista, ha fatto politica da economista, ha sempre avuto una visione anche dell'Europa in fondo da economista. Le chiedo, oggi Confindustria ci dice, guardate che forse davvero stiamo uscendo dalla crisi, il PIL cresce, siamo sempre il fanalino di coda, però il PIL cresce più di quanto pensassimo. Lo stesso presidente del Consiglio dice "Beh, forse la prossima manovra sarà un po' più leggera, sicuramente più di quanto potevamo pensare fino a pochi mesi fa", ci dice Confindustria a proposito di giovani, che dall'inizio della crisi, più o meno 270 280 mila ragazzi se ne sono andati e non sono tornati, se ne sono andati e sono scolarizzati, hanno lauree, sono andati a cercare diciamo fortuna fuori come facevamo cent'anni fa, eh? magari lo facevamo da abbraccianti, adesso lo facciamo con un master in tasca, però insomma il senso è lo stesso. Lei ha scritto questo libro che ha citato prima, Il piano inclinato, e il piano inclinato è un libro in cui il piano inclinato è quello che sta percorrendo l'Italia, parliamoci chiaro, il piano inclinato vuol dire scivolare, scendere in fondo, si ferma questo piano inclinato, cioè al di là della campagna elettorale di cui davvero non mi interessa nulla oggi mh, il messaggio è stiamo uscendo, vediamo una luce, volendo banalizzare, oppure dobbiamo stare ancora molto attenti. Beh, eh, la ripresa c'è, però siamo sempre nell'ultimo quarto dei paesi europei. Però la marea si è alzata dappertutto e anche noi ci stiamo alzando. Perché non andiamo non riscegliamo più a monte, perché allora tocchiamo, ripeto, a parte il fatto che abbiamo sempre il mezzogiorno con le sue difficoltà, queste cose purtroppo le sappiamo tutti e purtroppo ci siamo rassegnati. Quindi la prima cosa per entrare tra i primi della classe è avere la fiducia. Ma ci vuole coesione per avere la fiducia, ci vuole, ci vuole una forza di unità per avere la fiducia. Ma questa è la prima ricetta. La seconda, io semplifico molti problemi, non stiamo lì a, a girare tanto attorno, è la incapacità decisionale che l'incertezza delle nostre leggi ci porta a fare in modo che tutte le strutture, ormai vengono quasi impediti di decidere cioè noi siamo bloccati dalla paura di decidere che viene dall'incertezza della legge, che viene dal chiaro rapporto con la magistratura sì. che viene da tutti questi aspetti ma io lo dicevo provocatoriamente perché le cose da riflettere bisogna anche avere la provocazione dicevo se abolissimo il TAR o il Consiglio di Stato Cosa che non si può fare perché il diritto, eccetera, noi cresceremo subito del 5%. Sì. Io sono assolutamente sicuro, ma lo dico, lo, dico, lo dico con dolore e so benissimo che sto dicendo una cosa che non si deve fare, ma perché voglio far capire che non si può continuare così, in cui l'incertezza della legge obbliga. E lo capisco benissimo: coloro sì. che devono prendere delle decisioni a non decidere. E allora moltiplichiamo i processi decisionali, no? costruiamo i comitati, costruiamo i comitati in modo che se c'è qualcosa domani che mi succede, lo condividiamo. Sì. E abbiamo queste cose incredibili, incredibili, che per fare una cosa che. In Cina ci mettono due giorni, vabbè, la Cina okay, è un'altra cosa, Cina, eh. ci mettiamo dieci anni. Il paese comunista. Questo, la Cina non è l'esempio <ride> per seguire, però, però prendiamo la Germania o la Francia, mm. ci mettiamo dieci anni. Ecco, questo, è, questo farebbe riprendere la fiducia in noi stessi. Mm. In questi giorni, so che domani si dibatte sul problema della, del, della prevenzione, del terremoto, eccetera. Sì. Questa è la, la notizia che mi ha proprio angosciato di più in questi giorni che sono stati destinati alla ricostruzione tanti miliardi e sono stati spesi pochi milioni sì. cioè, voglio dire, allora non è mica un problema di risorse è un problema di organizzazione della società, è un problema di mettere a posto tutti nel loro dovere e nella loro responsabilità dai, dai funzionari, ai magistrati ai politici che devono prendere la decisione ecco, questo è la grande confusione del paese. Mm. Romano Prodi non, non lo dice e qui forse intervengo io, ma per esempio uno dei problemi eh, forti a cui prima ha accennato è quello no, del rapporto a volte non chiaro con la giustizia. Il suo ultimo governo cadde nel 2008 per una vicenda giudiziaria che si è conclusa con l'assoluzione di Mastella, che era un suo ministro, nove anni dopo. Tre giorni fa. Beh, ieri è stato assolto Mastella, oggi mi dicono che è stato il assolto il sindaco di Venezia. È, è cambiata la vita di un paese e della città per questi fatti che poi si sono dimostrati assolutamente qualcosa non funziona. Primi. Qualcosa non funziona. Per quello che dico stiamo attenti che o si affronti il problema del funzionamento della società collettiva, della struttura collettiva. E anche della macchina della giustizia allora. Beh certo, Beh, io quando dico la struttura pubblica, la struttura pubblica comprende anche la giustizia. Oserei dire principalmente la giustizia, perché un paese, un paese che si fonda, eh, un paese democratico, un paese democratico, in un paese democratico la giustizia è un pilastro fondamentale. Oh. Mm. Dicono no, no, no. ecco. Se non mettiamo mano a questo è difficile che noi possiamo risalire dall'ultimo quarto dell'Europa. Allora andremo più su se l'Europa va su, più giù se l'Europa va giù. Mm. Lei sa meglio di me però che per mettere mano alla giustizia, alla riforma della giustizia, tendenzialmente il boccino in mano lo hanno i partiti forse in Italia di sinistra, lo avrebbe il Partito Democratico. Anche qui è una questione di paura, è una questione di coraggio, è questo, è una questione di confusione della politica. No, non porti ad oggi un problema che, mm. eh, eh, che dura da, da, da cent'anni. Che dura da, dall'immediato dopoguerra, sostanzialmente, sempre aggravandosi, ecco. Ma non è un problema di oggi, è un problema di, quei, di quelli profondi che senza accorgercene. Diventa poi quasi irrisolubile, no? Questa è la mia paura, perché provoca sempre più eh, paure, interessi particolari, eh, incertezze, e allora qualsiasi legislatore di qualsiasi partito poi stenta a toccare questi problemi. Ecco. Le posso chiedere se ha sentito Mastella dopo che è stato. No, Assolutamente non ho sentito Bastella perché ha parlato lui. Ecco. Ha parlato lui. Mm. Il libro di Prodi, questo piano inclinato su cui pericolosamente scivola l'Italia, sostanzialmente spiega che il piano è inclinato anche perché ci sono troppe diciamo, ingiustizie sociali nell'economia del paese, della realtà nella quale viviamo. Le domando queste disparità che lei dice poi attenzione perché alimentano il populismo, attenzione perché possono scivolare in fenomeni anche antidemocratici questa disparità di trattamento sociale è generazionale. I giovani stanno meno bene dei figli, i suoi figli stanno meno bene di lei, i miei figli stanno meno bene di me? Certamente questo è, dubbio, è in dubbio perché certamente quando si cresceva a ritmo veloce, anche se si stava globalmente peggio di oggi, la speranza però ti spingeva verso l'alto, no? E questo è indubbio, però attenzione, che, come scrivo nel libro, la disparità e l'ingiustizia non è un fatto particolare dell'Italia. Sì, e lo dico, esatto. purtroppo, è un fatto che... No, è cambiata la storia, capite? Cioè, dal dopoguerra fino al 1980, più o meno le giustizie, per carità le disparità erano enormi anche allora, ma leggermente diminuivano di anno in anno. La forza dei sindacati, l'espansione dell'occupazione, tutta una serie di motivi. E dal 1980 in poi che le cose hanno cambiato in tutto il mondo, esclusi il Brasile di Lula, sì. esclusi gli stati scandinavi. 4-5 anni la Francia, ma in tutto il mondo è aumentata l'ingiustizia. Perché? Beh, qui sono i fenomeni davvero da ricostruire. Caduta di potere dei sindacati, eh, concorrenza nella globalizzazione non gestita fra i diversi paesi in cui il costo del lavoro, il, il salario è, è stato diminuito Tenuto rispetto basso l'aumento dei profitti delle imprese e soprattutto la finanziarizzazione dell'economia. Cioè un discorso di un elementare. È necessaria la globalizzazione? Sì, è necessaria e ha messo in sicurezza 3 miliardi di, più di 3 miliardi di persone, il che è, un, è una bella funzione. Però cosa sta succedendo? Che il lavoro a partire dalle persone che hanno una residenza, una casa che sono fisse e il capitale mobile e va verso tutti i paradisi fiscali di questo mondo eccetera e la politica è sempre più impotente di fronte a questi fenomeni, io faccio un esempio elementare, molto semplice l'Unione Europea si è gloriata giustamente di avere imposto all'Apple di pagare 13 miliardi di tasse allo stato irlandese perché? Perché l'Apple ha messo gli uffici europei, il quartier generale in Irlanda dove non paga tasse. Evasione, insomma, elusione, diciamo. Eh. Regolarmente il eh. governo gli ha, gli, ha, gli ha concesso di non pagare tasse purché vadano là, no? Allora dice: Questo è concorrenza sleale, diamogli 13 miliardi di imposte. Gli avvocati si sono messi in giro, quindi la questione andrà avanti chissà quando. Allora mi sono andato a vedere il bilancio dell'impresa benesima, hanno 250 miliardi di liquido, di liquido fuori dagli Stati Uniti. Allora, voglio dire, quando abbiamo queste differenze, voi capite, il mondo è difficile se non lo riequilibriamo a livello generale, no? e allora abbiamo tutte le conseguenze che noi, che noi vediamo, che la disparità di reddito all'interno di... Guadagna all'interno di un'impresa si è molto allargata senza che nessuno si scandalizzi. Io 30 anni, 35 anni fa scrissi un articolo sul Corriere dicendo ma ho fatto un esame dei salari eh, di un'impresa media emiliana sì. e il numero uno prende circa 30 volte più dell'operaio di linea. Dico mi sembra un po' esagerato. Oggi sono diventati 400 per volte sì. e nessuno. Assolutamente fa una piega, come si dice. Però allora siamo, secondo me, al punto di tutta, di tutta questa chiacchierata di questa sera. Ma allora questa disparità sociale, questo aumento della differenza tra l'inizio della linea e la fine, tra eh, l'operaio e il padrone, il manager, la finanza, chi in teoria dovrebbe occuparsi di questo? cioè la domanda è, ha senso oggi parlare di una politica inclusiva? E questa politica inclusiva è di sinistra e di destra, ha senso parlare di sinistra o di destra? Ancora oggi c'è un partito, e qui io torno sempre alla sua tenda, al, al treno, allo zaino, eccetera, eccetera, c'è un partito che rappresenta tutto questo nell'offerta politica italiana di oggi Ma, oppure no? Come dicevo, lasciamo stare l'Italia, perché quando il problema mm. riguarda tutti lo dobbiamo esaminare come problema mondiale, no? E io le faccio un esempio molto semplice, un paese molto ingiusto sono gli Stati Uniti, sì. molto ingiusto. E ha vinto le elezioni chi promette di rendere ancora più ingiusta la situazione. Economica, ma lo ha detto in modo esplicito, eh? non sto mica facendo niente perché il discorso di diminuire le tasse all'1% al più elevato lo ha fatto in modo esplicito. Ecco, allora il problema è della, della maturazione e della presa di coscienza delle democrazie, problema molto più difficile perché non abbiamo più le strutture sindacali. Mm. A questi problemi o capaci di affrontare questi problemi. Abbiamo l'affievolimento di una coscienza collettiva. No? Io sono sempre eh, rimasto sorpreso perché quando si faceva politica eh, 50 anni fa, 40 anni fa, nella campagna elettorale uno diceva alzo le tasse e do più servizi o abbasso le tasse e do meno 16, o faccio pagare la scuola, eccetera, mm. eccetera. Da 30 anni in qua non c'è un politico che abbia potuto, nella campagna elettorale, parlare di aumento delle imposte, perché perde subito le elezioni e <ride> non è più una scelta, sì. è un fatto obbligato, anche se si sa benissimo che poi la promessa non viene mantenuta. Questo è un fatto interessante del cambiamento profondo della mentalità, no? cioè questa sfiducia della struttura pubblica e dello Stato che fa in modo che sia l'elettore stesso che viene sfavorito mm. da quel programma elettorale che però lo vota. Però qual è allora il vaccino? Facciamo un'ipotesi dell'assoluta irrealtà, che lei domani decide di tornare in politica, assoluta irrealtà, non sta né in cielo né in terra. Però fa campagna elettorale. Avrebbe il coraggio di fare una campagna elettorale dicendo con cittadini italiani è ora di pagare più tasse? Ma quando c'è stata una meta precisa, cioè la famosa tassa sull'Europa, io l'ho proposta, avevo sì, promesso di restituire i due terzi, ne ho restituiti il 60%, quindi un po' meno di quello che avevo promesso, ma quasi quello che sì. avevo promesso ma tutto il paese con l'obiettivo preciso ha aderito, ma c'era un motivo emozionale, sennò diventa le assicuro diventa pensi oggi mettere una tassa sull'Europa, diventa difficilissimo eh. fare un eh. atteggiamento di questo genere, perché è un atteggiamento diffuso. In questo senso io l'ho detto prima, questo non è un problema italiano, è una tragedia delle democrazie. Mm. Di le democrazie. E guardate che il problema è eh, molto serio perché si accompagna nel mondo a una eh, paura che questo ti dà no? e quindi a un grande desiderio di autorità, oh. di trasferimento di autorità sempre più forte verso qualcuno. Per Me è interessantissimo vedere come in Cina, vabbè, non è democrazia, ma è, è molto interessante. Il presidente di oggi abbia centrato i poteri che bisogna dare quasi ai tipi di Mao sì. per avere un accentramento così forte. E poi avete la, la Russia, poi avete la Turchia, poi avete adesso gli Stati Uniti con questa politica assolutamente nuova, avete avuto nelle elezioni francesi questo grande eh, momento di fiducia che fortunatamente c'è stato ma che ha dato un senso quasi imperiale no, a questo no? e io vedo che stiamo veramente eh, di fronte a questa trasformazione no? quasi di una delega del, del potere, ecco, questa è una cosa che mi preoccupa senta, mettiamo allora in fila i punti il primo punto è questo, le troppe ingiustizie sociali il suo libro, il piano inclinato il secondo punto è il processo decisionale complicato noi il 4 di dicembre abbiamo votato in un referendum sostanzialmente per una semplificazione del processo decisionale, il 60% degli italiani però ha detto di no lei era per il sì, era per un sistema maggioritario, eh, per io, un sistema elettorale mm. io con Molta fatica con, sì, con molta fatica Ho Durandosi dichiarato, naso, di, diciamo ho dichiarato di, di votare sì Perché Queste riforme vanno fatte Però vanno fatte meglio sì. Sostanzialmente Però dicevo meglio così che niente Insomma eh. ecco Ma eh, qui dobbiamo Prendere in mano il problema in modo molto, molto Più profondo, molto più vasto E secondo me occorre Un momento di condivisione perché, se il referendum sulla trasformazione del paese diventa lite elettorale sì. sul giorno, è finita. È finita. Perché bisogna distinguere l'interesse a breve dai problemi di lungo periodo del paese. Però, io glielo ribalto: ma non è possibile anche che sia stata. Come dire, una presa di coscienza per dire, vabbè, però la politica non è in grado di governare i processi decisionali, quindi io non li delego, sarà qualcos'altro, alla fine dei conti la politica conterà sempre meno. Pensi quando andremo alle elezioni con un sistema elettorale che sostanzialmente ci condanna all'enorme difficoltà di mettere in piedi un, un governo, un gover trovare una maggioranza. In fondo la politica si è indebolita, non siamo in un'epoca di politica debole e magari eh, da qualcos'altro. In un'epoca di politica debolissima, ma eh, il, nel referendum è stata proprio la politicizzazione che ha frammentato la posizione degli italiani. Ma però guardi, in qualsiasi referendum degli ultimi quelli grossi a cui io ho avuto ho potuto studiare all'interno, pensiamo al referendum francese che ha bloccato, che ha bloccato eh, la Costituzione europea. 2005 sembrava abbiamo fatto l'allargamento, l'euro, un'Europa che cresceva, facciamo la Costituzione, discutiamo mesi, troviamo un bellissimo compromesso e poi il referendum lo boccia. Quando andiamo a esaminare il voto dei francesi, non ha nulla a che fare con il referendum, erano le liti pro o contro Chirac che in quel momento era impopolare e gli hanno bocciato il referendum per fregarlo. È Però è il problema del referendum eh. è che deve essere proposto su fatti semplici, chiari, in cui il sì e il no diventa qualcosa che prescinde dall'interesse quotidiano dei partiti. Sennò, non ci, non ci usciamo mai. O creiamo questa situazione o non ci usciamo mai. Veniamo, veniamo allora, proviamo a uscire, vediamo che cosa c'è fuori. Lei è eh. stato uno dei grandi fautori dell'allargamento ad est dell'Europa. No? Mi ricordo negli anni 2000, all'inizio, lei diceva: Ma insomma, rendetevi conto che più ci allarghiamo più siamo forti. Poi vediamo i paesi del blocco Est che, per esempio, sui migranti. Ci dicono di no, ci sbattono porte in faccia. Se n'è pentito di questa politica di allargamento est? Ma ne penso prima di tutto che l'unico paese che è uscito è quello dell'ovest, mica quello dell'est, cioè la Gran Bretagna che se n'è andata. Io sull'allargamento ho un pensiero chiarissimo che nella storia si deve scegliere sul concreto e se avessimo lasciato questi paesi in balia del niente, come ora l'Ucraina, avremmo la Polonia nella situazione dell'Ucraina, è un caos completo. I problemi li abbiamo, sono seri perché mettere assieme tanti paesi è un dramma, ma la divisione ci avrebbe portato come la Jugoslavia. Questa è la realtà delle cose. Poi è chiaro che mettere assieme questi paesi è drammatico. Pensate solo. Sempre per fare gli esempi concreti, che ci sono 22 lingue diverse nel Parlamento europeo. Quando c'è stato l'allargamento mi sono trovato con 22 lingue. Come facciamo? Perché se volete gli interpreti da una lingua all'altra, no? dallo svedese al maltese, voi dovete avere 22 moltiplicato 21 in interpreti, quindi 400 e fischia interpreti ogni seduta. E abbiamo dovuto adottare il sistema sovietico. Dove c'era la lingua Uno. perno, che era il russo, allora dal casacco al russo, dal russo al, al bielorusso. E, se, e adesso nel Parlamento c'è questa. Per, dire, per descrivere la difficoltà di questa formazione dell'Europa. Ma attenzione, che l'alternativa è la tragedia. Ecco. L'alternativa è la tragedia. Quando, quando si discuteva dell'euro, sempre per citare il cancelliere Kohl, no? quando mi disse un giorno. I tedeschi, i miei compatrioti, non vogliono l'euro, non vogliono l'euro perché sono legati al Marco, perché eh, ritengono che la forza della Germania sia il Marco. Ma io voglio l'euro perché mio fratello è morto in guerra. Non mi ha mica detto perché la banca, perché, perché mio fratello è morto in guerra. Basta. Se ne sono dimenticati, secondo lei? Sì, sì. quando vado a parlare in giro dell'Europa, i ragazzi ritengono che la pace sia garantita. E questo è un problema serissimo, perché la pace non è garantita, la pace va conquistata giorno per giorno. Ecco, poi fuori c'è un Papa come Papa Francesco che dice che c'è una terza guerra mondiale a pezzi, quindi la pace... Beh, sappiate che dalla unificazione della Germania in poi, insomma, no, dalla... dalla... Caduta dell'Unione de, dell Sovietica, no? quindi dalla fine della Guerra Fredda abbiamo avuto già 31 conflitti maggiori con più di migliaia di morti sì. nel mondo. Pensate. Conflitti di cui non se ne è neanche parlato. No? Il conflitto fra l'Etiopia e l'Eritrea che dura da 20 anni, sono oltre 100.000 morti. E chi lo sa? Cioè senza parlare di Siria, insomma, parlando di Somalia, parlando Somalia, di. di, 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 di Centrafrica, no, sì. no? Perché? è chiaro che si è rotto il blocco che teneva fermo la terribile guerra fredda che però eh, teneva fermo i conflitti locali anche se ci dava la paura della guerra del, della guerra nucleare no? e, poi, e poi però nel mondo eh, prima leggeva il cardinale il discorso di Lapira sì. ma il discorso di Lapira lo possiamo fare oggi eh? cioè io ho avuto una grande esperienza in Africa con le Nazioni Unite e ho trovato benedette le Nazioni Unite perché ci hanno risparmiato credo milioni di morti ma le Nazioni Unite possono agire solo quando un conflitto non interessa le grandi potenze quando un conflitto interessa le grandi potenze l'ONU non esiste più perché i cinque paesi che hanno il diritto di veto comandano loro allora voglio dire è un mondo asimmetrico però la Pira lo sognava non mi ricordo la data più di 50 anni fa, e oggi non l'abbiamo ancora raggiunto. Anzi, io direi che il diritto di veto viene esercitato sempre di più perché prima erano Russia e Stati Uniti, adesso abbiamo Russia, Stati Uniti, Cina e anche la Francia, che la Gran Bretagna, che esercitano più questo potere. Senta, parliamo di conflitti e di una guerra che gli italiani hanno avuto l'impressione di combattere in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni. La guerra dei migranti, di queste bandiere qui che sono tutte qui davanti. A proposito dei processi decisionali, noi a un certo punto ci siamo resi conto che arrivavano 140, 150, 170 mila migranti ogni anno, l'altro anno mi sembra 184 mila, più o meno. Poi a un certo punto è successo qualcosa che questi migranti a luglio, guardi, le so dare anche la data, 10 luglio, non sono più venuti, ne sono venuti 100 volte di meno. Che è successo? È un processo decisionale che ha funzionato? È il ministro Minniti, ministro dell'interno, che si è inventato qualcosa? Cioè, glielo chiedo in quanto uomo di governo, cioè, i processi decisionali a volte si possono mettere in moto? Ma se me lo chiede come uomo di governo non le posso rispondere perché non sono uomo di governo, quindi quello che sia successo non lo so. Io so che quando Gheddafi, pur essendo dittatore eh, e quindi con dei problemi grossi, mi minacciava ogni giorno di mandarmi dei barconi, ma avevo una capacità contrattuale, poi il potere si è sfaldato, io ho sempre ritenuto in questi anni che la pace in Libia la possiamo avere solo. Eh, lavorando sulle tribù quello che sia stato fatto adesso io non lo so perché però lo immagina, abbiamo lavorato sulle tribù non lo so, su qualcuno mm. non lo so è un buon eh. lavoro o no, secondo lei, da cittadino? non lo so. da cittadino. Mm, ripeto evidentemente il, il numero diminuito bisogna vedere poi cosa succede là sì. ma eh, che abbia dato un sollievo alla politica italiana non c'è dubbio, ecco bisogna vedere quali altre conseguenze ha poi causato, a mm. provviso di politica italiana. Mm. No, no, possiamo ne ne parlare, parlare anche un po' di politica estera, no, beh, però. però no, non guasterebbe, beh. no? No, glielo chiedo, glielo chiedo soltanto perché, perché. Visto che siamo, visto che siamo meno dell'1% della popolazione mondiale, visto che la Cina è 22 volte l'Italia, beh, possiamo anche parlare di qualcos'altro. no? Mm. Però insomma, la politica estera si fa. Si fa almeno per noi, no? da qui, dall'Italia, la vediamo fatalmente da qui, anche se la vediamo da questo posto straordinario. No, glielo chiedo perché, come sempre, poi lei sarà condannato a questo, lo sa meglio di me. Quando si avvicinano le elezioni c'è qualcuno che dice: eh, Bei tempi quando c'era Prodi, lo dicono a sinistra, lo dicono come dire. Eh, i suoi eh, fan, quelli che si ricordano dell'Ulivo, Bersani la definiva l'ultimo treno per il centrosinistra. sinistra eh, Pisapia dice io metterei una firma su Prodi Premier e <ride> che vuol dire questo? Lei che vuol dire secondo ecco, lei? Le ho detto prima eh. delle candeline ma insomma dico, eh. mi, sembra, mi sembra che cioè un minimo di saggezza deve far capire quando uno può avere un ruolo e quando uno non può avere un È mai stato tentato dal, dal, eh? È mai stato tentato lontanamente, oh, demoniacamente, eh. di dire oh vabbè, basta. Guardi, guardi, credo che forse perché sono padano o di campagna, un buon senso io ce l'abbero. Cioè quando ci fu l'elezione famosa del Presidente della Repubblica, io ero in Africa. E non ho nemmeno lontanamente lo pensato di poter essere eletto, quindi un minimo di saggezza. Spero di averla conservata, nel no? senso della larga. concretezza, quando puoi fare qualcosa, quando invece devi fare il predicatore, come adesso posso fare, e più di predicare Beh, in questo predicare posto, cosa volete dalla vita, no? senta. A proposito, a proposito di prediche, prima il Cardinal Bassetti parlava di una cultura della paura e la paura fatalmente l'abbiamo toccata in questa chiacchierata. E diceva, ma guardate, forse la paura sì, è una nostra, un nostro stato d'animo, può esserlo, però la paura è più forte se non abbiamo identità. Eh? Eh, se non abbiamo un'identità europea, l'Europa giovane, madre... Qual è, secondo lei, l'antidoto della paura? Allora, da predicatore in questa basilica, glielo chiedo. No, guardi che la paura è diffusa, è molto diffusa. Pensi alla paura che hanno gli americani, mm. che è il paese più potente del mondo. Di gran lunga, no? Gli Stati Uniti, 40% delle spese militari mondiali, la fanno ancora gli Stati Uniti, eh. più del 40%, sì, sì. hanno l'innovazione, eccetera. Pensi la paura che hanno adesso per il Nord Corea, l'angoscia che hanno avuto negli ultimi mesi, pensi, cioè attenzione, che in un mondo multipolare, come si dice in termine, in, in cui nessuno è così potente, nemmeno gli Stati Uniti, da poter esercitare da solo questa potenza e in cui le alleanze sono ancora indefinite, eh, la paura purtroppo è un sentimento molto molto forte perché vuol dire è paura perché c'è incertezza sul futuro lei pensi il nord corea nord corea di per sé è un paese sì. minimo povero piccolo sta facendo la paura fa paura al mondo perché perché non c'è nessun accordo definito fra le grandi potenze sì. E allora la Cina, che controlla il Nord Corea, il 90% delle esportazioni sono cinesi, eccetera, però cosa fa? Ebbè, insomma, non è che voglia che possa accettare che sparisca il Nord Corea certo. e che si unisca la Corea. Mm. Per un motivo molto semplice, che ci sono tra i 30 e i 40 mila soldati americani nel Sud Corea e la Cina non accetterà mai di avere l'esercito americano ai suoi confini, certo. è un problema de, 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 de la, degli stati cuscinetti, è un problema della de regolamentazione dei rapporti internazionali che è, è stata una tragedia per l'Ucraina ad esempio, certo. no? proprio la mancanza di capire che ci vuole un ordine internazionale, ma lì ritorniamo al discorso dell'ONU e amen. Il fatto che ci sia alla Casa Bianca un presidente come Trump le fa più paura che non se ci fosse un presidente come Clinton, per esempio? Sì, perché aggiunge incertezza alla paura. Cioè, la caratteristica di Trump è la imprevedibilità, imprevedibilità, cioè ha cambiato i suoi collaboratori, ma in un modo. Assolutamente corticoso. incredibile se succedesse nel nostro paese, ma, ma un governo cade subito, lì no? le dà anche il senso della forza degli Stati Uniti. E poi prendiamo il rapporto maestro, quello con la Cina, sì. perché è lì dove si gio sta giocando il potere futuro del mondo, no? Allora, prima inaugura la sua presidenza facendo un enorme favore alla Cina cioè eh, fa saltare il trattato commerciale del Pacifico che comprendeva tutti i paesi meno la Cina, quindi fa un favore alla Cina enorme poi dopodiché dice ah non c'è una Cina sola, ci sono due Cine quindi c'è anche Taiwan facendo quindi irritare ai limiti della... poi continua con questa Irritazione, nello stesso tempo però dice: Ho incontrato il presidente cinese, persona amabilissima, avremo un grande accordo. Poi riprende a litigare. Eh, allora pericoloso. voglio dire, eh, eh, ragazzi, in politica ci vuole il senso della prevedibilità, anche il senso di, di sapere che cammino uno percorre. Allora, Trump in questo momento toglie questo e lo toglie agli americani. Eh. Cioè. Gli americani sono. sono fortemente preoccupati anche se la sua base rimane Resta. molto forte mi dica la verità lei l'aveva visto arrivare Trump ci aveva a un certo punto pensato nell'anticamera del suo eh, cervello politico mi diciamo. ha fatto una domanda stranissima perché quando si presentava infatti io... Scusate, e questa è l'anima di Trump ho la lettera di un mio amico che, che parla di questo mi dice ma sei stato l'unico che pochi mesi, parecchi mesi prima delle elezioni, mi ha detto se arriva Trump vince, perché avevo avuto un'esperienza personale io. Sì. Eh. Ma, eh, ma eh, <ride> poi durante la campagna elettorale ho detto è impossibile, è impossibile, perché quando uno esaspera i toni così è impossibile che vinca. Quindi ho cambiato parere e dall'intuizione iniziale sono andato allo sbaglio mm. e invece poi l'America profonda eh, ma ragazzi ma perché ha vinto è eh, eh, certo. eh, perché ha detto America first prima l'America e poi gli altri cioè ha riportato un discorso imperiale sì. un discorso di sicurezza dicendo ma io vi difenderò nel commercio vi difenderò nelle armi ritornerete grandi mm. questo è stato e eh, il messaggio in un'America Soprattutto quell'America che noi conosciamo meno, no? l'America interna, l'America provinciale, ha avuto un successo enorme anche perché eh, c'era stata una crisi industriale molto forte, forte. e eh, Trump ha promesso di intervenire su questa. Le chiedo se un passaggio, un'idea, un fantasma di Trump possa a un certo punto allineare anche in Italia, possa arrivare anche in Italia, può succedere anche qui. Che cosa? Un Trump italiano? Lei l'ha mai pensato? Adesso al di là di Berlusconi, non mi dica Berlusconi, eh? col sistema no. elettorale di oggi, perché che no, Trump che ci sia, avremo un Trump, non un Trump, mm. cosa vuole? Non è mica possibile. Eh? E allora problema, il problema italiano è proprio lo, lo sfaldamento del potere, no? Del, il proporzionale, lei lo può avere dopo i grandi traumi, ha avuto successo mm. oppure in Germania, in cui tutto sommato c'è una... Vede, Ma quindi il proporzionale è in qualche modo una cura, un lenimento delle nostre paure? Certo, voglio dire con, con la legge elettorale italiana Macron non sarebbe mai non sarebbe diventato mai presidente e la Francia oggi sarebbe senza governo. Chiaro, è molto semplice, cioè, se lei ha due soli partiti il proporzionale funziona benissimo. Noi dicevamo la serie delle elezioni dobbiamo sapere chi ha vinto con l'attuale sistema, matematicamente non lo possiamo sapere. Il segretario del Partito Democratico dice per i prossimi 30 anni non lo sapremo. Sono, così, Ma... sono questi i cicli del, della, della politica. secondo me. Cambiamo le... argomento niente, su. No. Non ci <ride> e niente, è così. Eh, oggi va così. <ride> va bene. Allora, Poi dopo li dobbiamo eh, anche. Andare, no, sì, abbiamo andare promesso casa, che alle 10. Alle no, eh, stiamo stiamo... No, non so che ore siano, ma ci siamo. Ci perché noi quasi... ci divertiamo, ma loro ah, no, no. abbiamo quattro minuti. Va bene. Allora, niente, sui 4 minuti e tanto le domande di politica italiana non gliele faccio e quindi eh, la lascio chiudere sull'idea d'Europa che avremo tra 30 anni. Non mi dica il sistema, diciamo. Eh, elettorale italiano perché secondo me tra 30 anni sarà sempre quello no uh, l'Europa io penso che il senso della drammaticità della storia ci costringerà a costruire l'Europa e secondo me l'Europa è necessaria per quello che ho detto prima io un'Europa che riprenda i valori che la gente ha ancora, no? quando io ho sempre detto che nonostante le due tragiche guerre mondiali, l'Europa nel secolo scorso ha dato al mondo il welfare state, cioè il senso della sicurezza e della scuola a tutti, poi interpretato male o bene. Questa gerarchia che era propria dell'Europa è indispensabile al mondo perché ripeto non esiste né nel più grande paese capitalista né nel più grande paese comunista del mondo questa idea è solo europea ma è indispensabile per il futuro per questo che dico io spero ancora che ci sia questa, questa... ma certamente bisogna riequilibrare i poteri mm. allora negli ultimi anni Abbiamo avuto una Germania molto forte, che ha gestito bene le cose, però le ha gestite per la Germania. La Germania. Per la Germania. Noi dobbiamo riequilibrare l'Europa e qui c'è il grande ruolo della Francia e dell'Italia. Devo dire che negli ultimi mesi sono molto preoccupato perché io ho visto con enorme gioia la vittoria di Macron Adesso nelle meno. decisioni successive è stato molto più francese che mm. europeo. Ma so la cosa che mi ha impressionato di più di questa chiacchierata, quando lei mi ha detto, parlando dei, dei tedeschi e di Kohl, che diceva è morto mio fratello in guerra, oggi ce ne siamo dimenticati. Questa è la cosa eh sì. che forse fa più impressione. Eh, eh, Provi ad andare a parlare ai ragazzi. Quando parla degli studenti, io comincio a parlare della pace e mi guardano come una mumia, e eh, cambio mm. discorso. <ride> cioè, non, ma perché la ritengono garantita, capisce? Mm. Questa lunga e meravigliosa pace che abbiamo avuto in Europa ha fatto sì che i nostri ragazzi non si rendano conto del fatto che la pace va difesa giorno per giorno, con dei valori, con della solidarietà, con delle promesse per il futuro. Questa è la pace. Va bene, allora Romano Prodi, due volte Presidente del Consiglio, Presidente della Commissione... Europea e domani chissà, no? Chi lo sa? Non domani Vabbè. nonno, spero un tempo bisnonno. <ride> Grazie.